la metamorfosi della giustizia climatica. Non si può dire che il tema della crisi climatica non sia di attualità, sono anni che è all'ordine del giorno, no? E nell'immaginario comune, collettivo, si esprime abbastanza una visione catastrofica. Tanto che non se ne può più, perché ormai è ridotta soltanto a una sorta di visione allarmistica. Appunto, questa semplificazione del problema, da che dipende? Non abbiamo uno sguardo attrezzato per capire la transizione ecologica che sarebbe auspicabile per risolvere il problema della crisi climatica. Non si fa niente di fatto, cioè non c'è una pratica virtuosa. Anzi, a stare ai dati catastrofici, prevalentemente ambientali, le emissioni carboniche, la riduzione della biodiversità, la restrizione degli ghiacciai, eccetera. Stando a quei dati sembra che non si faccia proprio nulla, cioè che sia una sorta di inesorabile fatalismo. Appunto, questa percezione che abbiamo, da che dipende? Sbagliamo a formulare il problema. Io penso che invece il tema che tu poni della giustizia climatica forse ci permette di andare avanti nella formulazione del problema. Partirei da un punto che hai messo nella tua introduzione, è questa questione della onnipresenza o comunque ampia diffusione del catastrofismo. E direi appunto, se c'è una ragione per cui il titolo che abbiamo scelto per l'introduzione del libro con Paolo è Metamorfosi della giustizia climatica, è perché la nostra impressione è che dal 2019 in poi in realtà questo catastrofismo, almeno dal punto di vista dei movimenti, conviva con un altro aspetto, e l'abbiamo definito la temporalità paradossale di questi movimenti per la giustizia climatica, nel senso che da un lato effettivamente si dice non c'è più tempo, non però rispetto a non si è fatto niente, rispetto a un'ipotesi di intervento che noi chiamiamo la transizione ecologica dall'alto, che ha una genesi concettuale e poi in termini di politiche pubbliche, e ha un decorso. Quindi rispetto a quel primo tentativo che ha legiferato di affrontare il problema, non c'è più tempo perché non è stato efficace. È senz'altro così. Un numero su tutti, nel 1990, che è l'anno base del protocollo di Kyoto, quindi il primo momento legislativo importante in questa storia, e il 2019, quindi da quando abbiamo una politica pubblica stabilita a livello internazionale, ratificata da praticamente in tutti i paesi che hanno firmato prima il protocollo di Kyoto, poi l'accordo di Parigi, si è emesso più CO2 equivalente di quanta ne sia stata emessa dal 1750, che è l'anno convenzionale di inizio delle stime, e il 1990. Quindi capite che, diciamo così, quel non c'è più tempo è diretto a chi tendenzialmente presenta il problema dicendo vabbè, sì, vi concediamo che stiamo andando troppo lentamente, ma la direzione è giusta. E questo non c'è più tempo, in realtà tende a dire veramente state andando molto velocemente nella direzione opposta a quella che dichiarate essere il vostro desideratum. Questo è il problema, quindi non c'è più tempo lì. E però al tempo stesso, paradossalmente, siamo ancora in tempo, perché le piazze dal 2019 in poi sostanzialmente chiamano politiche diverse, interventi diversi, sulla base del fatto che politicamente e non scientificamente si ritiene che cambiando registro rapidamente e ovunque si possa invece essere ancora in tempo, quindi gestire non solo l'adattamento, perché sappiamo che in gran parte sarà l'adattamento, ma anche la mitigazione, e quindi la riduzione di CO2 equivalente. Non è sempre stato così, da qui il titolo Metamorfosi della giustizia climatica. Quindi metto dentro due piccoli concetti e una linea evolutiva che poi discutiamo molto rapidamente. Con giustizia climatica, cioè quindi tutte le forme di giustizia climatica condividono l'idea che per leggere il riscaldamento globale la via privilegiata per comprenderlo fino in fondo nella sua essenza non sia quella dei numeri, quindi non è una questione di concentrazione in parti per milione di CO2 equivalente in atmosfera, quanto durano i vari gas serra, le soglie, quelle che possiamo accettare, quelle che non possiamo accettare, i tipi di fonti emissive, tutto quello è importante, fondamentale, ma per capire l'essenza del riscaldamento globale occorre far riferimento al concetto di diseguaglianza. E il primo momento di questa diseguaglianza, quello che appunto tutti condividono fin dall'inizio, il termine è stato coniato nel 1999 in un report che viene pubblicato in vista della battaglia di Seattle, che ancora non si sapeva sarebbe stata la battaglia di Seattle, ma comunque quell'incontro è del 1999, che è una delle date storiche del ciclo di mobilitazione altermondialista. E quindi per giustizia climatica si intende che chi
ha maggiori responsabilità nell'aver portato il problema alla luce, quindi i paesi dell'antica industrializzazione, è anche colui o colei che meno subisce gli effetti negativi di questo problema del cambiamento climatico, che geograficamente si distribuivano molto di più in aree del pianeta che erano poco o nulla responsabili del problema. Ed è un problema, come dire, il frame è di mitigazione, cioè non è soltanto perché questi paesi sono più poveri e quindi fanno più fatica a gestire gli effetti negativi, è che la frequenza degli eventi meteorologici estremi insiste maggiormente su quelle aree. E quindi, prima asse della diseguaglianza, nord-sud. Il nord è responsabile ma subisce di meno, il sud non è responsabile e subisce di più, c'è questo momento di diseguaglianza. Qui la giustizia climatica incontra paradossalmente la governance transnazionale, no, senza paradossalmente in realtà, la governance transnazionale del clima, perché questo momento di governo si basa su un'idea che possiamo riassumere il concetto, appunto quello di green economy, che è il secondo che definisco rapidamente, e che è un concetto elaborato nei primi anni 90 ed è il parente, diciamo così, evoluto, la versione 2.0 dello sviluppo sostenibile coniato nell'87. Lo sviluppo sostenibile sostanzialmente diceva, va bene, siamo abituati a pensare che o c'è crescita economica o c'è protezione ambientale. E vi concediamo che effettivamente c'è un problema, c'è una tensione tra le due, però se inseriamo il tema intergenerazionale e se tutti gli attori sociali con buona volontà ci mettono qualcosa del loro, è possibile costruire dei percorsi di crescita che sia anche inclusivo e sostenibile e che lasci alle generazioni future un pianeta abitabile, però dentro un'ottica in cui ogni attore doveva concedere qualcosa, quindi non si poteva fare gli imprenditori tutto profitto, i sindacati tutta protezione dei diritti del lavoro, gli stati tutto controllo del territorio, eccetera, eccetera. Quello che viene detto negli anni 90 invece è una versione radicale che dice no, in realtà se noi diamo un prezzo alla natura, cioè quelle esternalità negative, cioè le emissioni di CO2 equivalenti in eccesso, che ha fatto problema nel modello precedente, la trasformiamo in una merce e costruiamo dei mercati in cui è possibile scambiare queste merci, è possibile salvare capre e cavoli, ma di più, è possibile costruire una strategia di accumulazione capitalistica, di sviluppo capitalistico, che abbia come centro il ripristino delle condizioni ecologiche, quindi nel caso climatico la stabilizzazione atmosferica, ma nel caso degli inquinanti ovviamente il ripristino di alcuni habitat, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se ci pensate è un'innovazione molto profonda e una scommessa politica di grande importanza, nel senso che si diceva, guardate che noi facciamo una doppia promessa, soldi e performance ecologica. I movimenti, in quella definizione che vi dicevo di giustizia climatica, guardano questo processo da un lato con interesse e vi entrano a farvi parte sulla base del fatto che questo processo parte dal presupposto che il riscaldamento globale sia un problema antropico. Quindi sono le attività umane che creano il problema e quindi mette in scacco fin dall'inizio il nemico pubblico numero uno della giustizia climatica, che al tempo era il negazionismo climatico, cioè coloro che dicevano magari c'è un cambiamento climatico ma non dipende dalle attività nostre e quindi nulla si può fare, continui così perché tanto che ci sia che non ci sia noi non possiamo farci nulla. I movimenti erano ovviamente molto scettici rispetto alla centralità del mercato nell'approccio della green economy, però appunto dicono meglio piuttosto che niente. Entriamo nell'arena politica a guida ONU, che è il sistema delle COP, le conferenze delle parti, e cerchiamo di spingere verso un mix di politiche che veda anche il mercato come attore, ma non come unico attore, come era invece nella teoria economica. E vanno avanti, insomma, diciamo così, un buon quindicennio, ventennio, con questo che noi definiamo un rapporto di prossimità critica dei movimenti con la governance. Quello che accade è che nel frattempo passano gli anni. L'accordo di Parigi è uno spartiacque perché da un lato rilancia l'ipotesi di Kyoto che i mercati possano risolvere la crisi climatica, però lo fa sostanzialmente quasi 20 anni dopo una politica pubblica che era stata implementata e che si era rivelata, se non altro dal punto di vista ecologico, fallimentare, perché le emissioni non avrebbero mai cessato invece di aumentare. E in qualche modo la figura di Greta Thunberg è importante qui perché non tanto lei in quanto persona, ma il gesto politico che fa nella conferenza delle parti numero 24 a Katowice, quando diventa famosa, perché in Svezia era famosa già dall'agosto 2018, ma per noi e alle nostre latitudini diventa famosa lì, quando dice, guardate, senza rancore, però ci avete provato per tanti anni, questa azione non funziona e quindi bisogna tornare alle piazze. È un passaggio che lei ripeterà sempre, che ripete ancora,
e che in realtà rappresenta una cesura profonda, per questo noi definiamo metamorfosi della giustizia climatica, perché sul dato performativo delle sue parole basta vedere le piazze oceaniche del 2019, cioè questa dicembre del 2018 dice torniamo alle piazze, e poi gli scioperi climatici sono comunque un evento che rimarrà nella storia, se saremo ancora in grado come specie di registrarla. Un po' di catastrofismo comunque deve rimanere, no, perché è un po' realismo, cioè la situazione è difficoltosa, però quella centralità del mercato viene rigettata completamente. Qui si apre quindi sostanzialmente uno spazio politico, che è quello che la giustizia climatica abita nella sua metamorfosi, in cui all'asse nord-sud della diseguaglianza si aggiunge, non si sostituisce, ma si aggiunge l'asse tipicamente la questione sociale. Quindi già cominciano anche a venire fuori le ricerche che dicono va bene, d'accordo. Abbiamo la Cina che emette tanto, ma pro capite meno che gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che emettono tanto, ma meno della Cina in termini assoluti, però pro capite di più. E quindi avevamo il tipico scontro nelle COP tra Cina, nuova industrializzazione, ma di grandi dimensioni, e Stati Uniti che magari tendono pian pianino a ridurre un pochino, come sarebbe lungo da spiegare, ma comunque un pochino, e però pro capite sono tuttora i maggiori inquinatori del pianeta. La giustizia climatica aggiunge a questa visione una domanda che è, va bene, ma dentro la Cina e dentro gli Stati Uniti, i gruppi di reddito, quanto emettono? Certo. E si scopre qualcosa che non era poi così difficile, perché i dati sarebbe stato possibile spacchettarli anche nel 2015 o nel 2010, però non si fece, o comunque non c'era lo spazio politico da abitare con questa informazione. Dal 2019 in poi gli studi si concentrano su questo e viene fuori banalmente che il 50% più povero della popolazione mondiale, per rimanere dentro, diciamo così, l'obiettivo ambizioso dell'accordo di Parigi, potrebbe più che raddoppiare le proprie emissioni, perché emette pochissimo. Il 40% mediano a livello globale, che a meno che qua tra di noi non ci sia qualcuno estremamente ricco, qualcuno estremamente povero, più o meno dove si situa la nostra composizione, deve sì rivedere taluni stili di vita, ma lo deve fare dentro, diciamo così, meno che dimezzare le proprie emissioni. Per esempio, una politica come quella tedesca di quasi gratuità dei servizi pubblici già ci porterebbe molto vicini all'obiettivo, come, diciamo così, gruppo di reddito. E naturalmente chi invece deve completamente rivoluzionare il proprio stile di vita sono gli ultraricchi, 10%, e al suo interno il famoso 1%. Poi ci sono anche ricerche più recenti, del 2022, che vanno a vedere come la concentrazione finanziaria di ricchezza impatti come effetto di blocco del sistema economico, cioè quindi come in realtà non è solo 1 a 100 il rapporto tra i poveri e i ricchi, ma con l'effetto economico diventa 1 a milioni. Ma al di là di questo il punto è, si è aperto uno spazio politico in cui la vecchia questione sociale si innesta sulla questione climatica, e quindi si danno poi tutti i percorsi di convergenza possibili in essere e quelli magari a venire, e che vedono il caso GKN, il caso Marelli o altri, in cui comunità operaie si avvicinano alla giustizia climatica come orizzonte discorsivo del loro agire, come a dire: per noi ha senso oggi metterci in un'ottica conflittuale dentro la lotta di classe se possiamo arrivare a una situazione di giustizia climatica, che è qualcosa di molto nuovo e interessante, quindi lo studiamo.